Ma cos'è sto telefono? Della prostituzione. Vaffanculo! Tutte le volte che parlo, preso nella lista vaffanculo, ti e tutti quanti qui come ti. Dai, andiamo. Bentornati nel canale delle Burnio. Siamo sempre nella English League. Vi faccio vedere. Allora, quella partita là, poi vi faccio vedere. L'ho vinta comunque 2-0. Adesso sono all'ultima fase. Questo l'ho vinta 3-1. 9-6, il mio avversario 1-1. Vi faccio vedere i momenti salienti della partita. Questo non l'avevo mai fatto. Guardate, momenti salienti, risultato 3-1 per l'Erbunio, c'è subito un Darwin Nunez bello croccante che ci prova ma tira su Marte, poi c'è un tiro di Scholes di sinistra, viene parato, gran parata anche tra l'altro di Lloris. Poi c'è un tiro di Watkins al 21esimo, di testa, di pochissimo lato. Poi arriva il gol di Darwin Nunez, la stoppa e da lì non può sbagliare, e insacca, con assist di Orsic, il primo gol. Ho fatto fatica comunque. Ho vinto 3-1, ma ha fatto una fatica, non so, volavano i suoi, di lui, anche se aveva la squadra più scarsa. Poi attenzione qua, tutti, non si sa dove è andata tutta la difesa, avete visto, erano tutti in ritardo, avete visto il gol, rivediamolo, cioè, azione veloce, sì, ma la mia difesa non si sa dov'era. Poi arriva il gol di Scholes, bellissimo, vari scambi, track, 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 la metti indietro per Scholes, se Scholes da là, track, gliela piazza di là, bellissimo, questo è stato proprio contrattacco, più che un contrattacco è stato un contropiede veloce questo, è stato velocissimo, lui non ci ha capito niente, adesso lo vedete l'allentatore, ma immaginatelo a velocità normale. Non ci ha capito niente, arriva il 2-1 al 42esimo. E poi al 53esimo, bellissima azione di scambi tra Orsic, riesce a recuperare questo pallone e non può altro che insaccare col suo sinistro a giro. E c'è il 3-1 e poi vabbè, la partita finisce così. Poi ci sono state sì altre occasioni, poi la Burnia, vabbè, poi quasi la munizione perché erano impossibili da tenere i suoi, erano velocissimi. Boh. Aveva la squadra più scarsa, poi vi farò vedere la sua squadra e vi farò vedere la mia. E basta, poi vabbè qua un po' di calcio champagne, ok. Comunque 9-6-1-1, direi che quell'1-1 gli è costato un gol. Mi è arrivato un messaggio, poi andremo a leggere. Avanti. Ci sono stati degli sviluppi. Ho ricevuto un altro messaggio. Lui era, vediamo. Ho ricevuto un altro messaggio, un po' troppi messaggi. Lui è addirittura la più alta, settima attuale nona. A gelo per East 19. O mi sta insultando lui, o non so chi sia. Aspettate un attimo che vado a vedere chi è. Ok, ci manca l'ultima partita. Io direi che la squadra lasciamo così. Questa, questo era il mio schema di gioco, guardate. 2786 li ho un pochino pompati, ma anche in panchina poco poco, c'è 83 82, almeno sono tutti sull'80 in panca, non mi dispiace questa English così. E vi faccio vedere la squadra del mio avversario, che effettivamente è la più scarsa. Come si fa a vedere? Ah, così, così e così. Questa era la schema del gioco suo, vedete, era molto più scarsa, però ha fatto una difficoltà, ragazzi. Vai, l'abbiamo vinta 3-1, chi se frega, ci giochiamo l'ultimo insieme e vediamo se riusciamo a portarci a casa 750 monete con la English League. Una bella giornata di sole a Venezia, fa caldo, ma io ho sempre questo problema con la pelle che mi brucia fino alla roba addosso, non capisco perché, non so se sia una cosa alimentare, quello che mangio. Ho proprio una questione fisica di pelle, boh, non so. Poi come faccio la doccia c'è una tragedia. 2970, Salernitana Forever, guarda, Mimmone 95, che cazzo c'era scritto. Vabbè, sarà durissima questa da vincere. Magliette, vado bene così. Basta questi messaggi.
Schema di Signore e gioco. signori, vi informiamo che Eccolo abbiamo là, trovato eccolo l'uomo là. sbagliato. Vedete È che una ci deve sorpresa per mettere tutti. chi? L'unico Abbiamo difensore più trovato forte che ho, l'uomo me l'ha dato con la sbagliato. freccia giù. Te pareva? Te pareva? Io a Tierney quasi quasi lo metto al posto di Robertson, visto che ha la freccia su. Però mi tocca mettere Dyer, anche quello mi tocca mettere Minx. Pensate. Mi tocca mettere Minx da qua. Tierney. E dei lasi da piangere. Qui me li ha dati così e davanti lascerei com'è. Sempre che non abbia qualche sorpresa qua, sì, avrei un Diaz da metter là al primo tempo. E anche visto un attaccante, sì, Darwin Núñez da metter qua. Giocherei così il primo tempo. Poi vediamo. Rams della freccia su. Lui gioca come? Così, però c'ha tutti ultra pompati. Quindi tattiche individuali, difensiva su check. Marcato, io metto sulle marcature strette gli esterni. João Félix. E marcatura stretta a Salah. Perché marcatura stretta? Perché anche se lui inverte i terzini, comunque se li marcano chi è di ruolo e non si vanno a incrociare i giocatori, si mettete marcatore giocatore su giocatore. E ruolo in partita così va benissimo. Giocatori in attacco, Badia Scile, Nunez e Scholl. No, secondo me la prendo. Oh, ogni volta che devo fare il video. Tacci che questa volta vi ho portato gli allies per far vedere che ogni tanto anche vinco, cazzo. Perché dopo sembra che non vinco mai. Anche quella di prima ho vinto 2-0. Quindi ho fatto due vittorie consecutive e quella prima un pareggio. Ho fatto 0-0 e due Signore e signori, vittorie e adesso benvenuti al vediamo tabellone questa. arbitrale. Sì, ma non è possibile, ogni volta che devo fare il video trovo sempre una roba. Giocatori difficilissimi, partite complicatissime, squadroni. Vabbè, ce la giochiamo come la sappiamo giocare noi e basta, ci proviamo. Proviamo e basta. E lo sapevo che la metteva nastro, idiota. Tutti così? Sì, vabbè. Addirittura me l'ha tolta là, eh. Sì, un po' di più mettici, mi raccomando, eh. Fuori gioco di rientro. Sì, vabbè, ma se non salta nessuno però ragazzi. Passaggio di merda che ha fatto questo. Vai Trippier. Vabbè la schiacci però. Non l'hai dato potenza però. Ma questo gioca così, vabbè. E vabbè, oh, nessuno, ma dai. Me li ha saltati tutti, cazzo. Dai, corri, ma corri, cazzo. Niente, non ci arriva nessuno. Su Marte. Su check, il mediano ci prova da distantissimo. Tiro di merdissimo. E vabbè, d'altronde. Ehi, bravo. Fatti vedere? Sì, fatti vedere, ho detto.
No, ho sbagliato. Dovevo darla a Skol, ma non ha capito. Vedete qua, la dovevo dare a Skol che non era in fuorigioco e poi gliela dava là, vabbè. Non ha capito, volevo fare ta ta ta. Vabbè, era difficile, erano tanti passaggi, non era facile. Sì, su check mi ha dato, eh. Non so cosa fa su check là, eh. Che sei mediano col difensivo, eh. Dai cazzo, Darwin, una di merda, segna. Partita difficile, eh. Ritorni, bravo, dagli la veloce, dagli la veloce là. No, me l'ha tolta dalla testa. Non ci arriva. Autogol, fioi. Autogol. Quasi quasi autogol. Di piede la parata, eh? Di piede, su Skol. Di piede la presa. Vaffanculo, va. Se va da st'altro. Che cross di merda. Torna indietro, va trippier. Filest, dove cazzo vai? Cioè, mega, vedete che mega tutto storpiato tutti i giocatori? Cioè, Trippier, che cazzo faceva là? Cioè, Filest, scusate. Niente, oh, non riusciamo ad andare oltre. Nostra. Sta morti, la parava, eh. Guarda se scolla prende. Partita difficile, molto difficile. Lui c'ha una squadra galattica, adesso andiamo a vedere anche, ma c'ha una squadra troppo forte. L'ha fatto un tiro in porta. Il primo tempo si è chiuso in parità. Chi la spunterà nel secondo? I Esatto. nostri, ovviamente. Bravo, sì. Dipende chi tifi. Cioè, guarda che squadra qua. Cioè, lui c'è anche Gascogne. Vabbè. Non è facile. Sì, veloce. Guarda, già stava sbagliando qua. Ritorna. Bravissimo la parata.
Tiermi, io che lo sostituisco, è troppo scarso. Finisco. Bravo. Sì, vabbè, ma dai, non me l'ha fatto neanche provare a correre. Mi è caduto per terra, però dai, che cazzo. Me l'ha buttato per terra. No, era bellissima, cazzo, che azione, niente, non è andata, ma vaffanculo, non entra mai sta cazzo di palla. L'affluenza di quest'oggi è di Guarda. 71.649 spettatori. Pires, gliela mette, al 62esimo. Ha quittato. Sì! Grande Fiori, grande partita. Vabbè, lui però. Pensava lui. Membro disconnesso. Ah, è venuto fuori anche membro disconnesso in alto, avete visto? Non so, una roba là nuova. Sì, cazzo, le burne. Fiori, col 4-3-3 penso di che dire il mio, eh. Col 4-3-3 con gli esterni, cosa dite? Boh, ditemelo nei commenti se sono diventato abbastanza croccante sui football col 4-3-3 con gli esterni. E voilà. E la CIE Burnia si va a prendere le 50 monetine. Adesso vedremo di fare la National Team anche, di portarvi anche quella. Sì, però. Ogni volta che si disconnette c'è cioè, troppo ancora eterno il procedimento. Comunque, prende anche dei punti tripler. Ok, l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a vedere che cosa era lui. Vediamo. Dove si è disconnesso. Più alta terza e basta. Mimmone 65. Non è la prima volta neanche che trovo questo, eh. Tanto per cambiare. Però aveva una signor squadra, fiori. 100 Salah, 98 Jesus, 98 Segura, 98, però troppo offensivo, cioè Rice è tra le linee, cioè ho capito che tu vuoi chiudermi in area di rigore, però se non mi chiudi in area di rigore, cioè per carità è una difesa qui contro coglioni, però Cancelo e Arnold, anche quelli vanno su, cioè te resti con due difensori, non è nessuno che difende, a parte i due centrali, Cancelo è un mattatore, Arnold è un offensivo, Rice è tra le linee, Foden, mi pare che ce l'avevo anch'io quello, alla prolifica o regista creativo, non mi ricordo. Gascogne, non ho idea. Mi pare che sia classico numero 10. C'è cioè Salah. Dettaglio al centro. Felix, dettaglio al centro. Cioè, boh, non so io. Vabbè. Giocherà così. Farà quello che vuole. Però, boh. Intanto le monetozze ce le siamo prese. E vi faccio vedere anche quella di prima, che era qua. Quella che ho vinto 2-0, che è quella che non vi ho fatto vedere di partita. Perché l'altra vi ho portato gli highlights, era più alta terza e ho vinto 2-0. E voilà, evento completato. Abbiamo fatto anche questo, quindi l'English e l'English fatto, ci manca il National. La devo vedere perché mi mancano dei giocatori. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale delle Burneo, che adesso se va a pigliare le sue monetelle. Andiamo a 3,60. Vabbè, non è male. Ho un contratto a 4, un contratto a 3. Vediamo che c'è un contratto a 3, a 4. Mi sembrava che c'era qualcosa di carino a 4 stelle. Di questi qua. Perfetto introduction. Avevo visto che c'era uno a 4 che mi interessava. Che era. Non era il portiere. Anche se Smichael, fiumi, dicono che è fortissimo.
Però normale media. Boh. 4 stelle, poi c'è Timber, centrocampista centrale. Però fio difensivo 0. Boh, non mi piace. Cioè questo, Veretout mi sa che mi prenderò alla fine, perché Veretout è lentino, però ce l'ho sull'altro account e non mi dispiace Veretout. Volevo prendermi o Veretout o Stoito, che non è male, c'ha due velocità, c'è reazione buona e è incrollabile media. O Ito Veretout, perché anche Veretout è incrollabile. Ma è normale, alta l'hanno fatto. E allora mi prenderò questo Ito 4 stelle. Via, ci prendiamo Ito perché fa esterno destro CLS. Ed è alla prolifica. Ma sì, prendiamoci Ito, via 4 stelle. Comunque io devo prendere giocatori con la forma incrollabile, perché io sapete che non shoppo, quindi mi servono giocatori che giochino. Non mi interessa che siano buoni giocatori con la forma incrollabile. Che non avendo le icone e quelle robe là, non ho giocatori con la lettera sempre P, capito? Quindi questo lo blocco, me lo tengo, questo Ito, e abbiamo preso questo a 4 stelle, ok. E basta, vi saluto. Ciao ciao.